Salutiamo i nostri telespettatori, un ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'onorevole Vaccaro, ma soprattutto con Energie per l'Italia. Io sul nome e sul simbolo mi soffermerei quest'oggi, perché avete presentato domenica scorsa a Milano il nuovo simbolo del partito, che è questo che vediamo alle nostre spalle, di questo movimento politico che ovviamente vede Stefano Parisi leader di un raggruppamento di personalità del mondo politico, ma non solo, che si mettono insieme per cercare di ricreare, di riaffezionare soprattutto alla politica i cittadini, di riconquistarli in un certo qual modo. Ecco, questo nuovo simbolo presentato ha avuto un certo appeal soprattutto tra i presenti, una convention anche questa qui di Milano dopo Portici molto partecipata, onorevole. Sì, domenica intorno alle 13, alla fine del suo intervento alla convention che chiudeva il lavoro sul programma al Teatro Franco Parenti di Milano, abbiamo scoperto insieme questo simbolo con il quale saremo presenti alle elezioni. Quindi da oggi i cittadini sanno che sulla scheda elettorale la prossima primavera ci sarà una bella macchia bianco-gialla, insomma, e i colori sono quelli del Vaticano, insomma, anche con un'assonanza che a me personalmente fa piacere, che segneranno una novità. Questi colori saranno una novità assoluta, perché il partito che Parisi presenta alle elezioni è l'unico ad essere guidato da una personalità che finora nella sua vita ha semplicemente lavorato, non è mai stato in Parlamento, non è mai stato nelle istituzioni impegnato con incarichi elettivi, ha iniziato la sua carriera un anno e mezzo fa proponendosi per il Comune di Milano, è riuscito ad andare vicino alla vittoria recuperando per la coalizione di centrodestra che lo sosteneva 15 punti percentuali in soli 2 mesi, ha dimostrato grande capacità, grande talento, ha deciso di continuare mettendosi in gioco al servizio dell'Italia per convincere tutti a cambiare idea sulla politica. Questo è lo slogan con il quale si è svolta la manifestazione di Milano, erano presenti molti amici anche della provincia di Salerno, dell'Agrigento Sarnese, venuti lì a capire e a curiosare, insomma, in qualche modo a studiare questo fenomeno nuovo della politica italiana. Cambiare idea sulla politica significa ritornare a votare, ritornare a partecipare, ritornare a candidare le persone che hanno merito e capacità. Ieri sera eravamo a Nola, nella prima uscita campana del nostro nuovo simbolo, con Parisi e con Gabriele Albertini, sindaco di Milano per 2 mandati, il sindaco che ha riportato Milano a crescere, la Milano che stiamo conoscendo in questi anni, ha iniziato la sua parabola positiva con Gabriele Albertini, un imprenditore, oggi senatore della Repubblica, che ha lasciato il suo schieramento per dare una mano al progetto di Stefano Parisi di Energia per l'Italia. In queste ore stanno succedendo tante cose nella politica nazionale. Una tra queste, la più interessante secondo me, è la nascita di un partito che porterà tanta gente disaffezionata, delusa, amareggiata a riprovarci, a tornare a sperare per dare all'Italia un futuro migliore. Ecco, questo è in linea di principio, ma concretamente in che modo intenderete riavvicinare i cittadini alla politica, ma anche ad un'idea diversa di fare politica? Perché quello che probabilmente oggi è stato un messaggio importante che è arrivato al cittadino elettore è quello appunto di professionalizzare la politica, nel senso di inserire nomi, volti e persone che in realtà sanno che cosa fare, in che modo arrivare a degli obiettivi, avere delle idee, non il politico tanto per, non il politico di professione. Ma ieri sera con Albertini e Parisi diciamo questo: occorrono capacità oltre che onestà, perché c'è un movimento, quello dei 5 Stelle, che al grido di onestà, onestà ha recuperato consensi nel 2013 arrivando addirittura al 25%, ma onestà, onestà, ma per costruire risposte, non per declamare slogan. Occorre la capacità. C'è stato un periodo in Italia in cui
si preferiva addirittura il binomio capacità, ancorché condita, diciamo così, da una non perfetta onestà, non voglio andare oltre, ma la capacità era ed è importante per chi fa politica. E la capacità non si dimostra facendo politica di professione, la capacità si dimostra avendo nella vita normale, quella di tutti i giorni, una attività che può essere anche quella dell'artigiano, del commerciante, dell'imprenditore, del professionista, anche dell'impiegato, del dipendente, del dirigente, ma comunque una capacità che si pone poi al servizio quando si entra nelle istituzioni, siano esse quelle locali piuttosto che quelle nazionali o addirittura internazionali. Noi di Energie per l'Italia selezioniamo candidati che abbiano capacità oltre che note caratteristiche di onestà. Questo è fondamentale. Ieri sera lo dicevamo, abbiamo presentato il candidato dell'area, diciamo, nolana, una personalità che ha una grande agenzia di assicurazioni, 40 dipendenti, che è partito, diciamo, da subagente 20 anni fa e ha fatto la sua carriera, ma ha un mestiere, ha una sua libertà nei confronti della politica, può dire quello che è giusto e quello che pensa. Albertini è un imprenditore, Parisi è un imprenditore, è stato un manager affermatissimo. Io stesso nasco professionista, ho fatto, diciamo così, una serie di esperienze che molti conoscono. Insomma, non si può andare nel palazzo a declamare slogan, bisogna dare soluzioni. Quando si è subita sulla propria pelle la difficoltà di una burocrazia opprimente, il giorno in cui si è nel luogo delle decisioni, si cambiano le regole per farla diventare meno pesante. Se si è subito, e per esempio Parisi l'ha subito, una accusa ingiusta da parte della magistratura, è capitato a lui quando era amministratore delegato di Fastweb, prosciolto su richiesta del pubblico ministero, in maniera assoluta, netta, chiara e trasparente, beh, allora si capisce che cosa significa una giustizia ingiusta. Parisi questo lo sa. E il discorso a Milano sulla giustizia è stato fermissimo, oserei dire durissimo. Non si può continuare a pensare che i cittadini italiani siano tutti indistintamente colpevoli di qualche cosa. Noi siamo nati per lavorare, per fare bene, per fare questo paese ancora migliore di come ce l'hanno lasciato i nostri genitori. Certo, c'è qualcuno che sbaglia, ma non ci può essere una presunzione di colpevolezza per cui c'è un rapporto con la giustizia carico, diciamo così, di un'ansia, di una inquietudine che domina questa delazione. Anche su questo bisognerà fare una riforma e Parisi la proporrà, memore, diciamo, anche di una vicenda personale che lo ha toccato, ingiustamente peraltro. Ci sono altri settori che non possono continuare ad essere gestiti, o meglio gestiti, diciamo così, già una parola grossa, diciamo, trascurati, come quelli del pubblico impiego. L'idea che si debbano continuare a pagare tasse allo stesso modo fra nord e sud è una cosa sballata che Parisi ha chiara in mente. Infatti la sua proposta non è data da incentivi per i giovani o per le imprese o per categorie particolari. La sua proposta chiara, che io stesso difenderò in Europa perché è una vecchia proposta che avevo proposto anche negli anni passati al governo Letta per esempio, ma è durato troppo poco per poterla realizzare, un'area fiscale totalmente favorita, quella del sud Italia. Tutte le regioni in ritardo di sviluppo secondo i principi comunitari devono pagare tasse per la metà rispetto al resto del territorio nazionale. Questa battaglia Parisi ce l'ha chiara. Chi va a vedere i suoi video sul sito energieperlitalia.com trova una sola politica sul Mezzogiorno fatta di defiscalizzazione totale. Chi investe qui, essendo nato qui o venendo da fuori a mettere i propri soldi, i propri capitali in movimento nelle nostre terre e quindi creando ricchezza, deve essere favorito in maniera pesante. Diversamente continueranno a scappare i giovani e continueranno a fare investimenti altrove i nostri imprenditori. Un partito che è ancora un movimento politico, ancora tutto aperto, lei ha detto vogliamo, cioè tra di noi devono esserci persone capaci ed oneste. Questo vuol dire che non c'è niente di precostituito, è un partito che parla ancora alla gente e lo farà fino alle elezioni. Anche stiamo selezionando le candidature, si apre in questi giorni un tavolo a livello nazionale
Io da segretario regionale ho la responsabilità per 33 collegi uninominali in Campania, sono 12 in Campania 1, cioè Napoli, 10 in Campania 2 e 11 al Senato. Poi ci sono i collegi plurinominali, quelli del proporzionale, Camera e Senato, un lavoro enorme di selezione di una classe dirigente esperta, capace, che abbia dimostrato o nella vita civile o nell'impegno politico capacità. Non abbiamo più bisogno, quando si pensa al politico bisogna associarla alla figura del medico. Non ha importanza se il medico è simpatico, se ha valori che coincidono con i nostri. Abbiamo bisogno che sia capace di curarci, di guarirci, di aiutarci. Bisogna rivolgersi a persone di questo tipo. Noi faremo una lista improntata a questa categoria, la capacità. Persone che abbiano dimostrato nei settori di provenienza, di appartenenza, capacità, utilità concrete. Lo faremo nei prossimi giorni, chiederemo a tutti gli amici interessati di proporsi, lo faremo con un giro sui territori, io stesso sto attraversando in lungo e largo la Campania in questo periodo, da metà gennaio faremo anche una vera e propria attività di selezione in tutte e cinque le province, abbiamo dei coordinatori provinciali che ci stanno aiutando, abbiamo in provincia di Avellino Ettore Zecchino che è stato consigliere regionale nella passata consiliatura, abbiamo in provincia di Napoli Emilio Montemarano, lui è un radiologo e prova dopo una sua esperienza da consigliere comunale a Napoli dove ebbe un successo straordinario, circa 10.000 voti di preferenza, a scalare la prospettiva delle elezioni politiche e a guidare la selezione della classe dirigente in una provincia che ha 3 milioni e 100 mila abitanti. Ricordiamo che Napoli vale più della metà della Campania. Abbiamo l'avvocato Bocchino in provincia di Benevento, abbiamo un gruppo dirigente che si sta qualificando in provincia di Salerno, composto da Gaetano Sole, che è stato assessore provinciale, da Patrizia Sicignano, che è coordinatrice di una lista di grandi tradizioni a Scafati. Scafati è una delle città più grandi della provincia di Salerno, dopo il capoluogo, con i suoi 54-55 mila abitanti. Abbiamo persone esperte di economia come Aldo Vasto, a San Valentino Dori, abbiamo imprenditori nella Piana del Sele, abbiamo un coordinamento che sta iniziando a fare un lavoro importante, probabilmente saremo il 16 e il 17 con due manifestazioni presenti tra Agro-Nocinio Sannese e Valle dell'Irno, quindi ci saranno grandi occasioni di incontro, di scambio per ricevere le sollecitazioni che la realtà reclama come punti da porre all'attenzione della classe dirigente e subito dopo con la vittoria elettorale, con l'ingresso al governo metteremo mano a tutti i problemi che in questi anni non sono stati affrontati per la situazione di caos e di pareggio che si è determinato negli anni passati. Si sta chiudendo una stagione, ricordiamo che questa legislatura è iniziata con l'idea che si dovesse andare a rivotare dopo 3 mesi, dopo la non vittoria di Bersani col Partito Democratico, la nascita del governo Letta, di Unità Nazionale con Forza Italia e il PD insieme al governo, l'arrivo di Renzi sulla scena politica, le grandissime speranze alimentate da questo giovane fiorentino che a differenza di molti altri però non ha dimostrato capacità, perché forse il fatto che non ha mai lavorato in vita sua ha pesato sostanzialmente, perché questo conta. Se diventi presidente della provincia a 27-28 anni e poi diventi sindaco di Firenze e poi diventi primo ministro del paese senza aver mai avuto la necessità o il piacere o il valore del lavoro per 5 giorni a settimana, svegliandoti un po' prima o un po' dopo, poco importa, per costruire un'azienda, per andare a servire una causa, beh, questo lo paghi quando poi ti trovi troppi problemi sul tavolo e nessuna esperienza alle spalle. Questa tendenza al giovanilismo, secondo me, ha fatto pagare al nostro paese uno scotto enorme, un paese che si è pacificato in coda alla legislatura con l'arrivo di Gentiloni, una persona sicuramente si pagata, equilibrata, che ha una sua competenza, ma che non sta
rilanciando il governo nella misura da far sperare a quella compagine una affermazione elettorale. Il PD è in piena crisi, i fatti di queste ore lo stanno confermando. Possiamo dire che questa crisi, quella di oggi, era scritta nelle scelte sbagliate di qualche anno fa. C'è chi se ne è accorto per tempo, c'è chi l'ha capito, c'è chi lo sta comprendendo in queste ore. In generale l'Italia chiede alla politica di cambiare passo, di voltare pagina. Io credo che ci saranno grandi sorprese nelle prossime ore e penso che la nostra proposta, proprio perché è fuori dagli schemi, proprio perché affonda le radici nei territori con donne e uomini che hanno una competenza, una capacità, sarà la vera sorpresa delle prossime elezioni. Nessun simbolo potrà definirsi veramente nuovo, perché anche chi si sta affacciando all'impegno politico da leader, come accade a sinistra, lo fa, come dire, da front runner, da primo di una lista di politici di professione. Penso per esempio a MDP, con la decisione di Grasso di scendere in campo a guidare quella lista che si chiamerà Liberi Uguali. Ci sarà il PD con Renzi, che ormai, diciamo, spera in un voto stanotte per fermare l'emorragia in corso, ma il voto si farà in primavera, questo è scritto ormai, diciamo, nelle cose. C'è un Berlusconi redivivo che sta riprovando, come dire, a proporsi al paese, ma come dire, con un carico di promesse non esaudite e di voti e successi ottenuti che non hanno dato poi al paese le risposte attese. Ricordiamoci che Berlusconi aveva promesso una riforma sulla giustizia che è stato in condizione di fare per la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato e che poi non ha realizzato, insomma, distratto da altre simpatiche vicende. Insomma, la gente è stanca, ha bisogno di novità. Il fatto che una personalità come Stefano Parisi si sia messa in cammino da Milano a Palermo per proporre un nuovo simbolo, una nuova squadra, una nuova classe dirigente, è l'unica speranza alla quale io personalmente sto dando tutto me stesso affinché si realizzi con un successo meritato. Ecco, tutto questo ci porta a pensare alle future alleanze. Energia per l'Italia si colloca ormai, è palese, nell'area di centrodestra, non sicuramente in quella di centrosinistra. Pensate però ad alleanze con schieramenti, le ha parlato di Berlusconi, che sta cercando di ricreare quel clima anche elettorale, perché no, che lo ha visto protagonista della scena politica italiana. Il weekend appena trascorso è stato un po' quello dei primi accenni di campagna elettorale, una fase di riscaldamento, se vogliamo utilizzare un termine calcistico o comunque sportivo, con Grasso che dichiara di scendere in campo e prende le distanze dallo schieramento politico nel quale era collocato. Fratelli d'Italia che elimina dal simbolo il nome di Alleanza Nazionale, rimarca la collocazione nell'area moderata del centrodestra. E allora tutto questo ci fa presagire a mutamenti anche abbastanza significativi, ma si può parlare di alleanze oggi? Noi pensiamo di dover proporre questa nostra lista al paese dicendo chiaramente che le categorie oggi sono nuove e diverse rispetto al passato. Si parla ancora impropriamente di centrodestra, di centrosinistra, ma c'è un centrosinistra? No, perché c'è un PD che è andato solo alle elezioni dopo la defezione che abbiamo registrato ieri di Pisapia da un lato e di Alfano dall'altro. Si ritirano entrambi, preferiscono stare a casa pur di non esporsi in una coalizione in cui non credono. Quindi avremo il PD da solo, la sinistra da sola, avremo il centrodestra storico che si va componendo nella triade Salvini, Meloni, Berlusconi, ma che nell'ordine delle cose, per la legge elettorale che c'è, non potrà avere la maggioranza alla Camera e al Senato. Noi con Energie per l'Italia ci proponiamo come forza stabilizzatrice della governabilità. Abbiamo intenzione con il nostro programma, quello presentato a Milano e ancora prima elaborato a Portici in una bellissima due giorni, molto partecipata da parte di tanti amici della Regione Campania, una proposta.
ci siederemo al tavolo con il centrodestra che sarà chiamato dal Presidente della Repubblica a fare una proposta per la leadership e per la formazione del governo, offrendo il sostegno utile a dare governabilità al Paese. Lo faremo con loro e non lo faremo con il centro-sinistra, perché riteniamo che questa stagione, quella che si va chiudendo, sia stata fallimentare, che ci sia bisogno di un cambiamento, che però non può essere un ritorno al passato, perché la formazione di centrodestra con questa alleanza fra Lega, Berlusconi e Meloni non è sufficiente per assicurare a loro e al Paese, a loro i numeri per la governabilità, perché con il proporzionale del sistema elettorale che abbiamo, senza un ampliamento di quell'alleanza non ci può essere governabilità. L'ampliamento può essere registrato prima delle elezioni con una alleanza in coalizione e può essere anche realizzato dopo con un'alleanza in Parlamento. Se ci saranno le condizioni, noi valuteremo l'alleanza in coalizione, ma le condizioni si chiamano programma, patti chiari, amicizia lunga, interessi del Paese prima degli interessi di parte, parole chiare sull'Europa, parole chiare sull'immigrazione, parole chiare sulla giustizia, parole chiare sulla sburocratizzazione, parole chiare sulla defiscalizzazione dell'intero meridione d'Italia. Se su queste questioni il centrodestra storico vorrà diventare moderno, liberale, europeo, noi valuteremo e daremo l'alleanza anche prima e quindi in campagna elettorale. Se non ci sarà questo, aspetteremo le elezioni alle quali ci presenteremo con il nostro simbolo, sapendo di poter superare la soglia senza problemi, pagando un sacrificio nei collegi uninominali, e poi valutando, perché a quel punto il centrodestra storico sarà costretto per esigenze numeriche a fare l'alleanza per dare governabilità al Paese, l'adozione dei nostri punti qualificanti nel programma. Noi pensiamo che si possa fare prima, siamo certi che si dovrà fare dopo, siamo certi soprattutto di dover dare governabilità a questo nostro Paese, e sappiamo anche che questa nostra proposta politica, che sta crescendo in queste ore a vista d'occhio, perché è l'unica novità esistente sulla scena, con un programma chiaro, con una leadership nuova e moderna, con personalità in giro per l'Italia che si stanno aggregando. Ieri eravamo con Albertini, ma c'è Maurizio Sacconi, uomo di grande esperienza, ci sono diversi deputati, da pochi giorni abbiamo dato vita a una componente alla Camera dei Deputati che si chiama Energie per l'Italia, ci sono grandi adesioni anche da parte di movimenti nazionali, ne stiamo presentando continuamente, ci sono molti tavoli aperti. Secondo noi ci sarà la possibilità di essere al governo del Paese. Io sono convinto che Stefano Parisi sarà o il punto di sintesi della coalizione nuova, moderna, liberale, che prende le mosse dal centrodestra storico e quindi addirittura potrà essere considerato come possibile premier, o comunque ministro di prima fascia, e alcuni di noi saranno al governo a collaborare con lui e con chi manderà avanti questo Paese. Le categorie, secondo me, oggi non sono più quindi centrodestra, centrosinistra, non ci sono, abbiamo visto le possibilità per andare al governo con queste elezioni, con queste coalizioni, ci sarà una semplificazione di questo tipo. E l'italiano sceglierà se andare avanti, se andare indietro o se rischiare il fuoristrada. Il fuoristrada è dato dal grillismo, un fuoristrada che può essere simpatico quando si fa andando a sciare, perché qualcuno bravo ama il fuoripista, ma è rischiosissimo, rischiosissimo. Si può fare facendo un safari, anche lì, come dire, interessante, ma non utile. In temi di costruzione per un paese, perché ci possono essere molti incidenti di percorso. Si può andare indietro pensando che si possa riproporre il PD al governo del paese, provando a unificare la sinistra con il PD, mi sembra impossibile, invece si può andare avanti. Andare avanti oggi significa associare una forza come Energie per l'Italia ha un programma che prende le mosse dal pensiero liberale che molti hanno interpretato e voluto nel passato in chiave moderna. Noi pensiamo che sia possibile ed è scritto un risultato, perché
alla fine l'Italia vuole andare avanti, vuole ritornare grande e lo può fare facendo sì che questo disegno si compie. Io spero prima delle elezioni con una coalizione più ampia di quella immaginata finora, che non può risolversi, diciamo, semplicemente nella triade Berlusconi, Salvini e Meloni. Se non sarà possibile, si dovrà fare in Parlamento il giorno dopo. Ecco, per chiudere, nell'annunciare anche un nuovo format, insomma questo tipo di format che verrà portato tra la gente, io vorrei rimarcare l'idea che oggi per riaffezionare il cittadino elettore alla politica, ma anche allo strumento democratico che sono le elezioni, bisogna restituirgli un ruolo anche di protagonista di primo piano. Voi avete giocato molto sul tema che avete un po' da leitmotiv della presentazione anche di questo nuovo simbolo, che è quello di cambiare idea. Ecco, sull'idea io ritornerei: il cittadino che propone l'idea, che viene poi recepita da la futura classe dirigente del paese. Per fare questo, lei ha detto, siamo, molti tavoli sono aperti, incontri, presentazioni, movimenti, vuol dire che sarete tra la gente, continuerete ad esserlo anche dopo? Dunque, noi vogliamo fare una campagna elettorale all'antica, stando nei bar, nelle piazze, nelle periferie, ascoltando chi vorrà dare un contributo, un suggerimento, offrire una provocazione per determinare una presa, diciamo, di coscienza o all'assunzione di una posizione netta sui suoi problemi. Per fare questo, nei prossimi mesi ci proponiamo di essere nei luoghi del lavoro, della formazione, della socialità, e stiamo definendo un programma e speriamo, diciamo, di poterlo poi raccontare anche grazie alla vostra emittente, a tutta la nostra comunità. I candidati che noi selezioneremo dovranno essere legati in maniera chiara, diciamo così, quasi viscerale ai territori, dimostrare capacità e un amore viscerale per la propria terra, per la propria comunità. Questa è la garanzia che li vedrà, diciamo così, poi di nuovo impegnati il giorno dopo il successo elettorale al servizio della propria terra. Questa è una caratteristica che cercheremo nelle persone che selezioneremo e che secondo me sarà premiata dall'elettorato con un risultato molto incoraggiante. Con idee, progetti e possibilità, quindi capacità di metterli poi in pratica probabilmente. E dunque, vi dicevo, il prossimo appuntamento sarà proprio così come avete un po' indicato, tra la gente, quindi si uscirà da questo studio per sentire le istanze, le richieste, anche le proposte, i suggerimenti dei cittadini che vi formuleranno. Ringrazio onorevole Vaccaro, grazie, per essere stato con tutti noi, e grazie ovviamente a voi da casa per averci seguito. Arrivederci.